Prova, prova, sa, sa, prova. Sa, prova. Non sto testando il mio microfono, ma sto citando il titolo del nuovissimo programma del nostro ospite. Dal 2 novembre su Prime Video, si tratta, non lo so bene, però adesso glielo chiederemo, lo chiederemo direttamente a lui. Diamo il benvenuto a Frank Matano. Rivederti. Che bello, Ale, sei bravissimo. Cioè, il tuo monologo era divertentissimo, mi è piaciuto un sacco. Facciamo un applauso a uno dei più grandi presentatori della storia italiana. Beh, le fan dei BTS, ti ricordi che dicevano lo sento nella patata? Dicevano lo sento nella patata? Sì, cosa sotto al palco, vabbè, poi glielo facciamo vedere, lo sai il pubblico. Dai, ve lo sapevate? Il pubblico che non ha fatto il militare, lo sento nella... lo conosce. Vabbè, vabbè. Dicevo prima, sa, prova. Prova, prova, sa, sa. È il nome del tuo è nuovo show. Del nuovo programma che andrà su Prime il 2 novembre. È un programma di improvvisazione in maniera radicale. Sì? Cioè ci sono quattro performer che sono Maccio Capatonda, Edoardo Ferrario, Aurora Leone e Maria Di Biase. E loro non hanno la più pallida idea di quello che faranno all'interno del programma. E tu sei quello che veicola le varie situazioni. Io veicolo le varie cose, do le premesse, ci sono dei giochi. E poi la cosa assurda è che noi abbiamo dovuto comunque provare il programma, però è strano provare un programma che poi devi improvvisare, certo. Quindi devi fare cose diverse che faranno poi in puntata e capire un po' come farli intonare tra di loro. Sì, no? Sì. Ed è secondo me da parte loro, cioè vedrete, un grande atto di coraggio da parte di loro quattro, perché fa paura, è come tipo buttarsi dall'elicottero e nello zaino non sai se ci stanno le pentole o il paracadute. Potrebbe esserci di tutto. Esatto, è pericoloso. E tra l'altro ho avuto un'esperienza magica facendo il programma. Maccio Capatonda, sì? Tu l'hai conosciuto? Certo, è stato qua la settimana scorsa. È una persona serissima, è uno dei più grandi professionisti che abbia mai conosciuto, ha una creatività infinita, penso che sia residente sulla Luna, cioè se lo conoscete di persona vi potrebbe parlare di golf per... Stavo pensando esattamente... Comunque Maccio non ride, non ride mai, non fa mai una risata. Facendo quell'esperienza ho sentito Maccio ridere. Ma di gusto, cioè veramente? No, la risata di Maccio, il massimo che ti dà, che vuol dire crepa pelle, sì. È... E quindi Maccio, e questo è certificato di garanzia, facendo prova prova sa, ho sentito 4-5 volte. Beh, cavolo, vuol dire che sei spaccato dal ridere. Vuol dire che sei spaccato. Sì, esatto. Che poi, no, con un cast del genere è un po' tutto improvvisazione, perché io pensavo con un cast di principalmente comici, sì, sarà bellissimo anche il dietro le quinte. Essendo tutto improvvisazione, poi il dietro le quinte ha lo stesso livello del davanti alle quinte. Tanta ansia, per esempio ci sta un gioco che loro quattro detestano fare, ma per contro poi li pagano, no? Non penso che puoi non farlo. C'è un gioco che si chiama Canta Canta Sasà, grande fantasia da parte degli autori. Sì. Beh, già prova prova Sasà, avrei voluto essere alla riunione. Allora, dobbiamo trovare un nome. Sì, prova prova Sasà, andiamo a bere. Dai. Fatta, bene, tu sei un genio. E c'è questo, vedrete che loro farà, e questo secondo me dimostra che il programma è tutto vero, io lo giuro, è tutto improvvisato. Loro odiano fare questo gioco Canta Canta Sasà. In cosa consiste? È improvvisare cantando in rima, è difficilissimo. È una specie di freestyle però cantato. È un freestyle sulla stessa base musicale, un attimo prima io ti do un tema sul quale devi improvvisare, sì. E loro lo odiano, cioè mi hanno chiamato pure dopo aver registrato il programma, che mi hanno detto ma non si può togliere. Taglialo, tagliamo quel pezzo. Però non si toglie, andrà Canta Canta Sasà. Non vedo l'ora. Ma... È un'idea originale, un format originale o esiste nel mondo? È un format americano, io quando andavo a trovare i miei nonni in America, che ero piccolo, l'ho visto. È un cult. Esiste da tanto? È un cult in America che si chiama Whose Line Is It Anyway, che è intraducibile, che vuol dire di chi è la battuta comunque. Ok. E ho avuto il grande onore, per fare prova prova sasà, di parlare con chi ha inventato. In America tipo c'è da 20 anni, è un cult. Ho parlato con chi ha inventato il format, chiamata su Zoom.
Non so se avete sentito del Covid che si... Di Zoom, sì. Okay, adesso okay. Si possono sì. fare queste cose. Sì. Sì. E appena l'ho visto mi sono emozionato perché penso davvero che uno dei motivi per cui faccio questo mestiere è aver visto da piccolo quel programma. E boh, volevo fa colpo sul creatore, che era l'unico in linea dall'America, e gli ho detto, ah, you kind of look like a good-hearted Putin. Cioè, sembri un Putin buono. E lasciamelo dire, Ale, si è congelata la chiamata. Cioè, da lì è andato un po' strano, poi ha detto, vabbè, ti devo dire quello che ti devo dire. Si è congelato lui o secondo te Putin controlla le reti? Secondo me Putin, quando lo citi, gli arriva un alert, qualcosa. Esatto, c'ha il Google alert. Ha degli hashtag suoi, dai quali non può scappare. Frank è venuto spesso a trovarci, è uno dei miei ospiti preferiti. Ah, grazie. Lo state vedendo. Quindi ogni volta che viene dobbiamo trovare roba nuova di cui parlare, no? Frank, di che cosa possiamo parlare di nuovo? Cosa hai di nuovo da raccontarci? Questa volta Frank ha voluto venirci incontro parlandoci di una... Come si chiama questa? Un miracolo. Un miracolo. Un miracolo. È un miracolo perché accadono, no, i miracoli nella natura. L'hai scoperto o te l'hanno... Me l'hanno mandato e non ci potevo credere. Allora, adesso do un consiglio al pubblico. Sto per farvi vedere una cosa e vi spieghiamo ovviamente. Posso pure... Una premessa interessante potrebbe essere che uno delle più grandi rockstar della storia ha previsto la mia nascita. Sì? Si può dire... Ah beh certo, perché in un certo non c'eri ancora. No, e quando mai c'ero? No, questa cosa qua. È vero, perché la prima apparizione di Frank Matano non è sugli scherzi su YouTube. Bravo, bravo Ale, sei un bravissimo presentatore. È stata... è stata... sul petto di Freddie Mercury. Aspetta, qua... Beh, forse adesso prima dell'applauso. Stretto qua, aspetta, guarda. Ci vuole la controprova prima dell'applauso. Voi, chi è che... Allora, all'inizio... Aspetta. Ok. All'inizio vi sembrerà di no, ma se lo fissate intensamente vi apparirà... Guardate. Lo vedete? Guardate la... Guarda. Aspetta, mettiti di... Vediamo, aspetta, perché qua abbiamo uno strettissimo. Però se ti metti... Non so come inquadrarla sta cosa. È Frank lo Matano. Lo vedete o no? È Frank Matano. Sì! Sì, sempre qua. Ok, è Frank Matano. E tu, io mi metto anche nei tuoi panni, dici, vi presento. Allora, chi può dire di essere stato sul petto di Freddie Mercury? Vabbè, saranno... Alcuni lo potranno dire. Però io sono contentissimo. Tra l'altro mi fanno impazzire i Queen, quindi... Però io mi immedesimo in te e che avrai pensato, perché ti conosco, adesso con questa gli dico una cosa che non è mai successa prima, invece vi dirò che tu sei stato sul petto di Freddie Mercury. Pure tu ti è successa una cosa così? Io sono il corpo ospitante. Di una cosa del genere? È vero? È foto... Vabbè, non voglio rovinare niente. No, è tutto vero. Perché ragazzi, a me è vero. A me ho allora, chiamato... Frank Matano è apparso sul petto di Freddie Mercury, ma... Io sono curiosissimo. Trump è apparso sul mio ginocchio. Questo sono io, al mare, un pezzo di bronzo. Guardate qua, aspetta, no, andiamo sullo stereo qua. Lo vedete? Aspetta. C'è Donald Trump. Proprio lui, non Jeffrey Trump o Jeremy Trump. Donald Dai. Trump. O no? Che gamba è, la destra? Sulla allora, avrebbe dovuto essere a destra, invece, scherzo del destino, è sulla sinistra. È sulla sinistra. Vabbè. Donald Trump sul mio ginocchio. È un grande orgoglio, eh. Dai, vi faccio rivedere ancora al volo un pezzo di coscia, dai, così, così andate a dormire contenti. Bello. Poi, altre cose bizzarre, questa l'abbiamo trovata su internet. Bello questo. Noti qualcosa di strano? Allora, noto che una di... Allora, evidentemente è stato nella vasca da bagno un po' troppo. Sì, sì, una di queste, di quelle dita è un po' triste, sì. Oppure è una persona vera. Vabbè, va, presenta. Allora, è una persona vera, è una bellissima domanda perché potremmo discuterne a lungo. Ve la evidenzio già. Ah, però allora io so chi è, se è un quiz. Questa è una mano di uno che è stato troppo nella vasca da bagno. E gli è comparso Gesù. È Gesù? Guarda, secondo me è Gesù. Fa vedere? Anche un po' Leonardo da Vinci. Anche un po' Leonardo da Vinci. È vero che è Gesù? È Gesù! Però guarda che se fissi tanto qualsiasi cosa ci diventa, vedi Gesù. Diventa quello. Sì. Guarda.
Ieri Mike Lennon ci ha fatto delle mozzarelle in carrozza, le abbiamo mangiate e alla fine è apparso questo. Anitravici è apparso, guarda, aspetta. Oh no. Chi è? È un anatra. È un anatra. Un'oca, un'oca. Che sta migrando. Sta migrando. Sta migrando. Verso altri lidi, verso che altri bello. Lidi. Senti, come va col tuo cane? Che io vi seguo sui social network. Ti ringrazio per non aver ancora creato un profilo solo per lui. No, non penso che grazie. Quando sarà in grado lui... Lo farà. Sì. Ok, però per adesso... No, allora io ho sempre vissuto con cani e mia madre ha sempre avuto la passione per i barboncini, a me non mi stanno simpaticissimi. L'unica funzione che hanno è che mentre stai in bagno ti fissano, mentre fai la tua cosa e poi se ne vanno. E invece... Sai che è tutto vero? Sì, fan. Guarda basta, così. Sì. Sì. E perché ne ho uno, lo so, è vero. È barboncino. Sì, sì. E mi guarda mentre faccio la cacca. Sì, veramente barboncino? Sì, sì. Vabbè, sì. Sei intelligente i barboncini. Allora adesso non ti devi giustificare. No, mi dispiace. E abbiamo preso un Weimaraner, che è un cane tedesco, e boh, non so neanche perché lo sto specificando, comunque c'ha pedigree, tutto a posto, è tutto in regola. E l'unica cosa è che quando prendi un cane davvero, perché dei barboncini si è sempre occupata mia madre, è pienamente una tua responsabilità, no? Quindi abbiamo iniziato a vedere che purtroppo ogni volta che faceva i suoi bisogni erano sempre tipo, che ne so, erano tutti centrifugati alla nocciola, non andavano bene. Sì. Era un problema, perché no? Non ti guarda mentre la fai tu, se no impara. Devi dici. Quando ti guardano. Devo fare il water trasparente. Stanno imparando. E comunque siamo andati dal veterinario. E il veterinario ci ha detto, ok, dobbiamo tenere sotto controllo questa cosa, forse c'è un problema intestinale, deve fare le cacche a sigaro. E ci ha condannati. Cioè, deve fare le cacche a sigaro. Prima cosa io e la mia ragazza ci ritroviamo a mandarci le foto. Oh, come ha fatto la cacca, così, quasi sigaro. Sì. Poi tipo quando passiamo di fronte ai negozi di sigari, facciamo bimo. Devi fare così. E quindi ci stiamo augurando per Bimo che farà dei cubani perfetti. Fatti per bene. Ora... Per ora è come l'X alla schedina, cioè a volte esce, a volte non esce. Capito? Ti capita mai la mattina quando lo porti la a fare... La mattina è buonissima. I bisognini? Sì. No, boh. Assaggi, no. No, a me capita, anzi vorrei lanciare un appello a tutti quelli che ho incontrato in questi mesi di passeggiate mattutine, sì, con il cane. Tu porti il cane a fare i suoi bisognini, sì, e indipendentemente dal momento in cui ti trovi, incontri delle persone, sì, e che Dio le tenga in gloria, che però ti chiedono di fare la foto con lui. Quindi io credo di avere in giro per l'internet... Delle foto con... Una galleria infinita di me con una cacca di cane abbracciato a uno così. Troviamo un hashtag e ve le mandate tutti, per favore. Bellissimo. Tutte le foto che abbiamo mai fatto di me col sacchettino. È vero, stupendo. Inginocchiato. Ti è mai capitato che purtroppo devi fare una cosa veloce, esci col cane, ti sei dimenticato le bustine, fa cacca e ti senti perso? Io a volte la chiedo in prestito. Fai con le mani, vai di nuovo. No, la chiedo in prestito. La nascondo coi piedi sotto delle altre sì, cose. Sì, sì. No, la chiedo in prestito. Sì, però ti senti un delinquente. Sì. Vero? Terribile. Terribile. Non sai dove devi andare. Terribile. Vabbè. Senti, parliamo ancora di televisione. Oltre a quello che stai facendo, sì, principalmente ci muoviamo nel mondo talent con te, no? Sì. Da giudice, LOL. LOL alla fine è un piccolo talent. Sì, è una prova. Un gioco, sì, talent. Sì, sì. C'è un genere che so che ti piace molto, che sono i quiz. Io adoro i quiz. Vero? Televisivi. Tutto ciò che ha un regolamento chiaro a me mi libera da ogni ansia, perché la vita è troppo complicata. Sì. Quindi arrivare a casa a capire che cosa mi state chiedendo, questo? Ok, sì, lo possiamo